Questa settimana nei contenuti per abbonati? Passiamo a un'altra domanda. Sono in un periodo difficile della mia vita. È dal 2015 che ho iniziato a vedere i numeri. Quando noi ci sintonizziamo su, in questo caso, un certo livello di comunicazione, un certo codice di linguaggio che è quello dei numeri, ecco che cominciano ad arrivarne di più. Questa è una cosa che funziona così, sì, basta prendere atto osservando. Provate a pensare, una volta che dovevate fare benzina e non si trovava un distributore, poi appena finalmente lo si trova e si fa benzina è tutto un distributore. Ci siamo starati su quel tipo di energia, su quel messaggio, su quella certa azione e quindi l'universo risponde. È bellissimo quando ci rendiamo conto di come funziona, perché è lì che cominciamo a cooperare e a co-creare la nostra realtà. Nikola Tesla, il poeta scienziato, il poeta della scienza è stato definito, uno scienziato straordinario che è stato anche isolato e ritenuto troppo eccentrico. Quando si entra nella mappa ci interessa conoscere il nome, il cognome e la data di nascita. Un primo evento che ha caratterizzato la sua vita è l'essere nato in una notte di tempesta tra il 9 e il 10 di luglio. C'è con la data del 9 una corrispondenza veramente precisa a dei fatti determinanti della sua esistenza. Quello che vorrei proporre insieme è quello di esplorare sia l'energia del 9 che l'energia del 10. L'FBI ha sequestrato tutti i suoi studi, tutto quello che lui aveva in questa camera d'albergo dove appunto ha lasciato il corpo. Lui aveva una grande connessione con tutto il mondo sottile, tutto quel 9 e il 3 e il 6 facilmente qui rappresentate, il 3, il 6 e il 9, chiavi dell'universo, perché sono quelle che ci permettono di avere una connessione con la dimensione spirituale. Un saluto a tutti. Il video di oggi è dedicato a un'anima speciale, a uno scienziato speciale che noi portiamo con noi sempre, che è definito il padre dell'elettricità. Entriamo in punta di piedi nei numeri di Tesla, di Nikola Tesla. Il poeta scienziato, il poeta della scienza è stato definito. Lo facciamo in punta di piedi perché, come abbiamo già detto in altre condivisioni, quando non è la nostra mappa di cui ci stiamo occupando e quando non ci è stato chiesto di entrare nella mappa, è indispensabile esprimere, chiedere in spirito il permesso ed esprimere l'intento con cui questo viene fatto. Quindi l'intento con cui facciamo questa condivisione è quella di onorare, di meglio comprendere e di veramente rendere grazie a uno scienziato straordinario che è stato anche isolato e ritenuto troppo eccentrico per essere accolto. E soprattutto vedremo cammin facendo con le mappe che ha incontrato problemi legati a giustizia e ingiustizia come tema, al tema dell'essere ritenuto strano, dell'essere ritenuto fuori dalle regole ordinarie, e non soltanto per i lampi di genio che lo caratterizzavano, ma anche per il progetto che aveva, che era quello di dare l'energia, la luce a tutti e in forma gratuita. Naturalmente sono progetti che per la società che ci circonda vengono considerati
non vengono considerati con una buona accoglienza. Quando si entra appunto nella mappa, ci interessa conoscere il nome, il cognome e la data di nascita. E qui entriamo in un primo evento che ha caratterizzato la sua vita, che è l'essere nato in una notte di tempesta tra il 9 e il 10 di luglio. 10 di luglio è la data che si trova ufficialmente, ma in realtà non si sa se era ancora il 9 o era già il 10, e in questa notte di tempesta, appunto, nessuno ha fatto caso a questo particolare. Di fatto è stato scelto il 10. Ma quello che vorrei proporre insieme è quello di esplorare sia l'energia del 9 che l'energia del 10 e di vedere come queste due possibilità hanno in qualche modo influito nella sua vita. C'è un aneddoto al riguardo in cui si racconta appunto che l'ostetrica disse sarà il figlio della tempesta e la madre, che anche lei era inventrice e aveva depositato dei brevetti, rispose no, sarà il figlio della luce e mai profezia fu più adatta alla sua esistenza. Quindi il 9 e il 10 hanno due caratteristiche già di per sé completamente diverse. Il giorno in cui noi nasciamo è un giorno che imprime una esigenza quotidiana, cioè un tema su cui giorno per giorno noi siamo chiamati a portare l'attenzione. Ora, il 9 è l'ultimo dei passaggi e il 10 è la decade, è la sacra decade, quindi non è un 1 da confrontare tra 1 e 9, è tra il 9 e il 10, che significa 1, perché poi noi riportiamo tutto quanto all'unità per riduzione teosofica, cioè per la somma delle cifre che costituiscono un numero, quindi 1 più 0 torna 1. Per cui c'è comunque pienezza, ma ha un'impronta, questo uno, certamente all'essere un pioniere, all'andare, all'essere inventore, all'andare a realizzare il proprio progetto con grande determinazione. Il 9 conferisce invece un aspetto che è più associato agli altri, al senso dell'umanità, e ha una dimensione più poetica dell'esistenza. E questa caratteristica del 9 comunque la troviamo nella sua biografia. La troviamo perché è considerato appunto poeta della scienza. C'è per esempio un aneddoto di quando lui andrà a vivere negli Stati Uniti, che arrivò a New York con un cent in tasca e con un libro di poesie del suo poeta preferito, che poi tradusse perché Tesla conosceva moltissime lingue, 8 lingue, ho trovato nelle varie biografie disponibili. Bene, la componente della 9 associata all'aspetto umanitario, l'attenzione agli altri, il suo progetto era portare la luce a tutti in forma gratuita, quindi l'aspetto degli altri era potente. È un numero di grande spiritualità e anche la dimensione spirituale, filosofica, nella sua esistenza, nella sua biografia emerge. Quindi le due proposte che condividiamo assieme riguardano la data possibile del 9 di luglio e la data ufficiale del 10. Per quanto vi sia anche da un punto di vista proprio della biografia una grande corrispondenza nei fatti della vita con il 9, il 10, essendo la data ufficiale, comunque
va sempre tenuto in considerazione, cioè anche chi di voi è nato in un giorno e dichiarato un altro ha sempre la necessità di andare a creare due mappe. Naturalmente cosa accade? Che cammin facendo, più noi siamo allineati alla nostra essenza, più sarà sempre quella reale a farsi sentire. Quella ufficiale sarà piuttosto evidente invece nella vita pubblica, nella ufficialità, nella socialità. Si producono due situazioni che vorrei farvi vedere nella espressione della croce cardinale numerologica. Ci sono cinque numeri fondamentali della mappa e di questi cinque numeri fondamentali tre nascono dal nome e cognome, pertanto rimane in Nikola Tesla dopo aver fatto la traslitterazione, la traduzione da lettere a numeri. Il totale delle vocali, il totale delle consonanti e il totale di tutte quante le lettere rimangono i medesimi. Il 22 nell'anima, il 16 nella persona e l'11 che viene da 38 nel numero dell'io. Vi riepilogo facendovi vedere questa immagine della sua mappa. Il totale delle vocali rappresenta il numero dell'anima, i desideri del cuore, la vita dell'essere, questa la relazione con l'esterno, il numero della persona, come gli altri mi vedono e come io mi voglio ho piacere di essere visto. E qui c'è il 7 che ha il tema del solitario, della soggezione, una caratteristica di isolamento che poi vedremo appartenere alla sua esistenza. Mentre il totale di tutto quanto, che è associato al fare e ai mezzi che si hanno a disposizione per realizzare il proprio cammino di vita, abbiamo il numero dell'inventore, abbiamo il numero del genio. Quindi nell'anima, numero dell'essere, 2 volte 11, perché abbiamo un 22, e 11 nella vita pratica. Questo 11 noi lo ritroviamo, essendo Nikola Tesla nato nel 1856, sia nel totale di 1 più 8 più 5 più 6, che nel totale di 5 più 6. Questo 2 che viene da 11 e rappresenta il dono, mentre nell'origine è un 2 che viene da 20, 2 volte la decade. Quindi già da lì noi abbiamo una partenza di numeri che ci parlano del tema dell'invenzione, ma anche del tema di essere fuori dalle righe. L'11 solitamente è così, ha la capacità di cogliere, di percepire quanto gli altri non riescono a cogliere, soprattutto quando questo è combinato con il 7, come numero. Quindi 7 e 11 insieme in una mappa ci parlano proprio anche delle capacità medianiche, delle capacità di percepire quanto non è percepibile con i sensi ordinari. Quindi ci apre al mondo del sottile, ma anche a una difficoltà possibile di relazione con l'esterno, perché si viene ritenuti dei visionari, si viene ritenuti solitamente delle persone strane fuori dal comune. La chiave di questo numero, che appunto è il genio, non c'è un numero più adatto per questa creatura, è proprio il numero dell'invenzione, del genio, della connessione con gli spazi sottili. C'è un aneddoto della sua biografia, da lui raccontato, di quando sua madre ha lasciato il corpo e che lui era certo che se non fosse stato lì presente, come era al suo fianco, certamente lei avrebbe trovato il modo di fargli sapere che stava lasciando il corpo, e proprio così avvenne. Quindi lui aveva una grande connessione con tutto il mondo sottile, fu proprio così che in una visione ebbe modo di ritrovare l'immagine della madre che su una nuvola e con altri angeli stava
allontanandosi dal pianeta, e così l'avvertì. Pertanto ci sono numeri di grande spiritualità, della capacità di innovare e di vedere con un'altra vista. Dall'età dell'adolescenza, e qui lo possiamo trovare nel numero del sole, del numero della forza, quando andiamo a sommare giorno e mese di nascita, lui cominciò ad avere delle manifestazioni di sofferenza, di flash, di lampi, e spesso questi lampi accecanti avevano una relazione con invenzioni che poi lui vedeva completamente. Vorrei leggervi una parte di un articolo che è in questa rivista Luce e Ombra della Fondazione della Biblioteca Bozzano de Boni di Bologna. E qua, in questo articolo, c'è proprio questo passaggio che dice che quando aveva questo flusso di intuizione, e viveva una sorta di delirio, uno stato spirituale di completa felicità come non lo avevo mai provato nella vita. Le idee mi si presentavano in un flusso ininterrotto, l'unica difficoltà era riuscire a fissarle. Bene, vorrei farvi vedere le due versioni di croce cardinale numerologica con le due possibilità. Quella della nascita il giorno 9 e quella della nascita il giorno 10. Si produce un destino 9 nel caso della nascita nel giorno 9 e 19 nel caso della nascita il giorno 10. Nel caso del giorno 9 è rafforzato anche il numero della quintessenza con l'11, quindi tutto questo asse verticale è 22, 11 e 11. Nel 22 il 2 volte 11 ha l'impronta di concretezza, quindi tradurre nella vita reale, nella vita di tutti i giorni, ciò che viene intuito su un altro piano, mentre l'11 è il visionario che può rimanere in questo stato di astrazione. Nel 22 invece c'è la spinta ad andare a tradurre quella visione in realtà. Uno è il genio, l'altro è il creatore, quindi ha la spinta della realizzazione. C'è un altro passaggio in cui si evince proprio la natura di questo essere. Ecco, la frase che vi dicevo è questa: la scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Quindi il suo proposito è costantemente questo, sostiene che ci sia talmente tanta energia nell'universo per poter essere in qualche modo utilizzata, ma si trova a scontrarsi con una società e con dei personaggi che invece hanno propositi differenti. Quindi quando lui parte per l'America, vi dicevo di quell'aneddoto che ci arriva con un scent e un libro di poesie, lui si trova a lavorare con Edison e lì, mentre si scontra subito con intanto il tema della giustizia e ingiustizia, perché Edison gli propone una somma a fronte della possibilità di realizzare un certo progetto, e quando Tesla ce la fa e glielo comunica, lui, anziché saldare quanto aveva espresso, dice che lui non ha ancora capito l'umorismo americano. Per cui da questa situazione, da cui poi Tesla prende le distanze, Edison lo diffama, perché, come spesso accade quando c'è qualcuno che comincia a diventare pericoloso e fastidioso, una delle tecniche che viene usata è quella della diffamazione. Pertanto la corrente alternata che Tesla sosteneva a fronte della continua che era utilizzata è stata diffamata, è stata
denigrata, dichiarata un qualche cosa di pericoloso. Ecco, questo proprio è il cliché che si ripete. Pertanto, da lì Edison e Tesla entrano in scontro. Tesla prende le distanze e quando comunica al mondo, c'è proprio una data precisa che ritroviamo nella sua biografia e nella sua bussola personale. All'età di 37 anni c'è questa esposizione universale a Chicago in cui lui presenta al mondo la corrente alternata. Quello è il momento in cui Tesla parla anche della telegrafia senza fili. Questo ci interessa, vi faccio vedere qual è il diagramma che si genera, questo con la data del 9, dove tutte le caratteristiche che imprimono, come dire, un'energia ai suoi flussi vengono dall'11 che abbiamo già associato al genio e alla invenzione, al 9 che abbiamo associato alla velocità di comprensione e all'altruismo, al desiderio di creare qualche cosa che possa migliorare le condizioni dell'umanità, e questo 7 che è il numero della ricerca, il numero dello studio, ma è anche la caratteristica che va a colmare questo primo settore della sua vita, esattamente dalla nascita fino ai 28 anni. 28 anni è proprio l'età in cui lui parte per l'America, quindi c'è con la data del 9 una corrispondenza veramente precisa a dei fatti determinanti della sua esistenza. Da lì si apre, ha fatto delle invenzioni anche prima, ovviamente, però in questo periodo c'è una grandissima concentrazione di brevetti e di invenzioni, e lì è caratterizzato proprio dall'11, anche l'arco temporale che va appunto dai 28 ai 37 anni. 37 di nuovo coincide con questa esposizione universale di cui vi parlavo, la presentazione al mondo della corrente alternata, momento in cui parla anche, dicevamo, della telegrafia senza fili. Lui lo fa prima di Guglielmo Marconi. Quando invece il Nobel venne assegnato a Guglielmo Marconi, iniziò una battaglia giudiziaria perché Tesla sosteneva che avesse utilizzato 17 dei suoi brevetti per arrivare a questo. Fu una battaglia lunga che lo provò moltissimo, di cui non ebbe giustizia in vita, perché il premio Nobel fu ritirato l'anno dopo della sua morte. Fu ritirato nel 1944, ma nel 1943. Lui aveva lasciato il corpo. Quindi c'è questo desiderio di portare un beneficio al mondo, e da quel momento c'è un altro finanziatore che lo sostiene. Lo sostiene, riesce a realizzare il suo progetto di una centrale idroelettrica alle cascate del Niagara in un suo anno personale 3, invece dentro il ciclo, la realizzazione di vita successiva. E poi ecco, qua a cavallo dei 46 anni, altro momento di svalico. C'è la costruzione della torre con questo finanziatore di cui vi parlavo, ma mentre Tesla cercava di trovare il modo per portare la corrente gratuitamente, il finanziatore stava cercando un modo per come quantificare l'energia che poi veniva utilizzata, quindi propositi che non andavano di pari passo. C'è un altro passaggio che si unisce a quella dichiarazione della scienza che deve avere per sua visione unicamente il fine ultimo di migliorare le condizioni dell'umanità. Aggiunge questo passaggio: se estraiamo energia dal petrolio, vivremo legati ad un capitale che verrà rapidamente esaurito. Questo è un metodo barbaro e inquina. Iniquamente dispendioso, che deve essere fermato nell'interesse delle generazioni future. Quindi un visionario che vedeva anche molto oltre rispetto a quello che stava succedendo.
Quando Tesla cominciò naturalmente a patire per il tema delle ingiustizie, delle iniquità, perché anche il fatto dell'assegnazione del Nobel a un altro scienziato, il contrasto con Edison, naturalmente sono esperienze segnanti. Poi veniva tacciato di essere appunto una persona stramba, una persona che fu presto isolata e in solitudine morì. E quando morì successe una situazione un po' analoga a quella dell'ingresso in scena, cioè entra e esce di scena con una modalità simile. Nasce alla notte tra un giorno e l'altro e se ne va venendo ritrovato la mattina del 7 di gennaio, ma anche lì non c'è una data precisa, quindi potrebbe anche aver lasciato il corpo il 6. Quindi c'è una modalità quasi di soglia, proprio così come la soglia s'assottiglia fino a scomparire con i numeri maestri, con i numeri doppi, ecco, altrettanto accade con il suo arrivo e la sua uscita di scena. C'è un alone di mistero anche in questo, perché l'FBI ha sequestrato tutti i suoi studi, tutto quello che lui aveva in questa camera d'albergo dove appunto ha lasciato il corpo. Quindi se ne andò non solo in solitudine, ma anche in povertà, perché aveva potuto sopravvivere grazie a una pensione che la sua patria di nascita gli continuava a riconoscere. Quindi sì, al di là del dispiacere di questo che suona, risuona proprio come ingiustizia, e c'è una grande rispondenza ai flussi che lo hanno caratterizzato. Aveva una grandissima produzione di idee, di invenzioni, e questo lo ritroviamo nella mappa, nella parte delle sfide, sia in una versione che nell'altra, e vi faccio vedere le due versioni sovrapposte, sia in una versione che nell'altra, quindi sia con il 10 che con il 9, noi abbiamo la sfida principale 5. Allora 5 da un lato è associato a questa iperproduzione, alla fuga, alla frenesia, alla impazienza, all'iniziare un sacco di cose. Ma qua noi troviamo il punto che deve essere trasformato nella più grande forza, nella massima forza. E quindi questo 5, quando è in luce, è proprio la capacità di raccordare, di mettere insieme tutto ciò che si ha a disposizione, creandone una unità armonica, e 5 diventa il punto di svolta, il punto del passaggio. Quando vi ho parlato del tema della giustizia e ingiustizia, c'è un archetipo in particolare che è in relazione con questo tema, che è il numero 8, e il totale di Nicola è 8, che viene da 26. Questa è la sua energia del nome. Tesla, il cognome, il nostro cognome, ha una relazione con il clan di appartenenza, quindi c'è una familiarità. Il nostro nome è quello con cui noi veniamo riconosciuti dall'universo, quindi caratterizza noi e proprio noi. Lì c'è il tema dell'8, e nella bussola che noi facciamo invece con la data di nascita ufficiale,
abbiamo tutta questa parte di 8 che è l'arco temporale con cui lui si confronta da 0 a 36 anni, un 8 che nasce da 17. Per cui anche qua con questa data ufficiale 1 e 7 innovazione e ricerca e due numeri, i due numeri più solitari di tutti lo caratterizzano. E questa è una caratteristica che lui manifestava anche nella sua giovane età. A me piace sempre molto guardare anche l'aspetto cromatico che si genera. Naturalmente si genera perché c'è una relazione tra numeri e colori. Quindi da 1 a 7 abbiamo la successione dei colori dei chakra per chi li conosce, o dell'arcobaleno, quindi l'1 rosso, il 2 arancio, il 3 giallo, 4 verde, 5 azzurro turchese, 6 blu o indaco, 7 viola, 8 magenta o rosa, questo che voi vedete, 9 il color spesso c'è una relazione proprio cromatica dell'insieme e ecco, senza avere le condizioni, come dire, non soltanto ecco, razionali, logiche da spiegare, c'è anche un aspetto percettivo di quando si prepara una mappa e io ho un richiamo fortissimo in questa dove ci sono i numeri che lo caratterizzano fortemente, forse così per empatia, per risonanza, per tutto quel 9 e il 3 e il 6, quindi 6 due volte 3, il 9 3 volte 3, che ritroviamo facilmente qui rappresentate, ma che ritroviamo anche nel giorno, se 9 è stato il momento effettivo del suo primo respiro e nella possibilità che il 6 di gennaio sia stato il giorno in cui ha lasciato il corpo. Con la data del 6 gennaio del 43, 6 è anche il destino, così come 9 è anche il destino del giorno in cui lui è nato, la somma di tutta quanta la data di nascita o la somma di tutto quanto il giorno. C'è una relazione col 369, un'ipotesi che è stata portata, che è questa: quando avviene il concepimento e c'è uno più uno che si incontrano, le due cellule diventano una al concepimento. Poi cominciano a dividersi e quindi uno diventa due, due diventa quattro, quattro diventa otto. 8 diventa 16, ma noi facciamo la riduzione teosofica, quindi 1 più 6, 7. 16 diventa 32 e di nuovo 3 più 2, 5. 32 diventa 64, 6 più 4, 10 e quindi 1. E se noi andiamo avanti così, in questa che è il prendere materia e fisicità in questo mondo, il 369 non lo troviamo mai. Questa è una delle ipotesi che è stata assegnata. Il 3, il 6 e il 9, chiavi dell'universo perché sono quelle che ci permettono di avere una connessione con la dimensione spirituale, con la dimensione celeste. E Ivanov ci insegna in tutte le discipline iniziatiche, in tutti i percorsi iniziatici, ciò che si tende a perseguire, a vivere proprio, a manifestare nella nostra esistenza, è l'unione di queste due parti, terrena e spirituale, al punto di riconoscersi come spirito che fa l'esperienza terrena. Quindi il passaggio di trascendere la materia e la sua dualità. E questo noi lo vediamo nel riconoscere nella prima terzina, nella successione dei numeri, l'uno come inizio, il due come incontro con la polarità, il tre come momento in cui la polarità viene trascesa. Naturalmente va da sé che 6 è 2 volte 3, 3 è 3 volte 3. Quindi
a ottave superiori, ma sempre quel punto in cui incontro una polarità e la trascendo. Ecco, questo è un viaggio, secondo me, per me è stato appassionante. Sono felice di aver incontrato queste parti, grata di averle condivise con voi, non è che un excursus piuttosto rapido, ma che spero vi abbia dato un'idea di come si può comunicare con i numeri, di come i numeri ci caratterizzino, ma se noi abbiamo questa coscienza di essere uno spirito che fa un'esperienza terrena, significa anche che i numeri che abbiamo sono esattamente quelli che sono funzionali alla realizzazione del progetto con cui noi arriviamo. Quindi questo è il senso di questa nostra condivisione. Siamo arrivati in fondo. Un abbraccio, grazie a tutti e grazie a Nikola Tesla che ci ha permesso di fare questo viaggio assieme a lui e per tutto quello che ha lasciato all'umanità. A presto ritrovarci. Questa settimana nei contenuti per abbonati. Passiamo a un'altra domanda. Sono in un periodo difficile della mia vita. È dal 2015 che ho iniziato a vedere i numeri. Quando noi ci sintonizziamo su, in questo caso, un certo livello di comunicazione, un certo codice di linguaggio che è quello dei numeri, ecco che cominciano ad arrivarne di più. Questa è una cosa che funziona così, sì, basta prendere atto osservando. Provate a pensare una volta che dovevate fare benzina e non si trovava un distributore, poi appena finalmente lo si trova e si fa benzina è tutto un distributore. Ci siamo starati su quel tipo di energia, su quel messaggio, su quella certa azione. E quindi l'universo risponde. È bellissimo quando ci rendiamo conto di come funziona, perché è lì che cominciamo a cooperare e a co-creare la nostra realtà.